Questo programma è offerto da Tragedia ad Alcamo, dove un bambino di 5 anni è morto ieri notte, presumibilmente per avvelenamento da farmaci. Il piccolo è stato trovato morto dalla mamma. Pare che tra la notte di domenica e lunedì il bambino avrebbe assunto degli psicofarmaci che utilizzava la madre senza che la donna se ne accorgesse. Il piccolo viveva con la madre di origine messicana mentre il padre è emigrato in Germania. I due, separati, pare che avessero avuto una relazione burrascosa, tanto da essere questa la causa della depressione della donna. Al momento la procura di Trapani, guidati da Marcello Viola, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno interrogando diversi testimoni, tra cui la madre del bambino, che è in stato di shock. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato di Alcamo. Poteva finire in tragedia, ma per fortuna è stato solo un momento ricco di paura, ma senza vittime. Una terribile disavventura, quella vissuta da 6 ragazzi che, impegnati in un progetto antimafia sui terreni confiscati, sono finiti con il loro pulmino contro un albero in via Pirandello a Corleone, nel Palermitano. 4 dei ragazzi coinvolti sono stati trasportati presso l'ospedale dei Bianchi di Corleone. Uno dei ragazzi, rimasto incastrato, è stato invece salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco sul posto. 2 ragazzi, quelli in condizioni più critiche, sono stati trasportati al civico di Palermo tramite l'elisoccorso. Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri per far luce sull'intera vicenda e scoprire così le possibili cause del sinistro. Il consigliere Rosario Giammanco, eletto nell'ultima tornata elettorale, ha querelato il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, per i fatti accaduti nella seduta del Consiglio Comunale dell'8 luglio 2014. In quel giorno si svolgeva una regolare seduta del Consiglio Comunale, nel corso del quale il consigliere Rosario Giammanco ha preso la parola. A detta del sindaco, Patrizio Cinque, il consigliere nel corso del suo intervento avrebbe minacciato la sua famiglia. Rosario Giammanco ha sempre respinto tale affermazione, facendosi forza anche delle riprese effettuate in streaming della seduta consiliare. Seguono aggiornamenti. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Alessandro Accetta. Impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante.
Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì o esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Sono stati sequestrati numero 3 esemplari di pesce spada per un peso complessivo di circa 65 kg, con una sanzione che va ben oltre i 4.000 euro. Dalla Capitaneria di Porto di Palermo, la motovedetta di Terrasini ha fatto rotta per il Golfo di Castellammare, dove ha fermato un peschereccio per il sospetto che quest'ultimo detenesse a bordo degli attrezzi da pesca non consentiti e prodotti ittici pescati indebitamente. Al peschereccio è stato intimato di fare rotta per il porto di Terrasini Cinisi, dove è stato scortato dalla predetta motovedetta. Una volta giunto in porto, gli uomini della Guardia Costiera di Terrasini hanno constatato che a bordo vi era circa 1.600 metri di rete illegale del tipo spadara, più 3 esemplari di pesce spada pescati anch'essi illecitamente, che sono stati sequestrati e depositati in cella frigorifera in attesa di essere venduti all'asta. Duro lavoro e costanza ripagano sempre i sacrifici fatti, soprattutto se questi sacrifici ti portano a realizzare il tuo sogno più grande, tirare calci ad un pallone e farlo seguendo i colori della squadra del cuore. Questo sogno si è così realizzato per il giovane ficarazzese Davide Monteleone, che è stato convocato da mister Iachini per il ritiro estivo del Palermo in vista della preparazione al prossimo campionato di Serie A. Una conquista importante per il giovane difensore rosanero, cresciuto tra le fila della Pro Calcio Ficarazzi. Adesso Davide, grazie al sostegno del suo paese, dei suoi amici e dei suoi familiari, è pronto a vivere questa esperienza nel mondo dei grandi, con la speranza che possa conquistare un posto fisso nei convocati rosanero. Ricorre quest'anno il ventennale delle edizioni dello slalom Città di Misilmeri, ideato per la prima volta dal team Misilmeri Corse nel lontano 1989. Ciò che andrà in scena nei giorni 19 e 20 luglio prossimi è un qualcosa di indescrivibile, con i grandi dell'automobilismo pronti a darsi battaglia, accendendo ancora una volta gli animi dei tanti appassionati. Si tratta allo stesso tempo anche di un'edizione speciale, un memorial dedicato ad un grande direttore di gara, amico della Misilmeri Corse, conosciuto e apprezzato nel mondo automobilistico per la sua professionalità messa a disposizione dello sport sempre e comunque, Filippo Levantino. L'evento vede interessata la strada provinciale 38, la famosa Misilmeri Belmonte Mezzagno, in un percorso di gara di 3 km. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni è possibile consultare il sito www.misilmeriracing.it. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante.
Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. È stata ufficialmente presentata con una conferenza stampa svoltasi presso la chiesa San Giovanni dei Napoletani in corso Vittorio Emanuele l'evento Rosalia on the Road, dalla strada al cielo. L'evento è patrocinato dal Rotary Club Palermo Est, con la collaborazione del presidente uscente, l'architetto Giacomo Fanale. Rosalia on the Road è un evento culturale dell'eccellenza e dell'ottimo lavoro svolto dalle curatrici Beatrice Feo Filangeri ed Elisa Martorana, un vero e proprio expo strettamente legato alla festa di Santa Rosalia, che vede la Santuzza come simbolo di arte e fede. Nella conferenza stampa sono intervenuti, oltre alle due organizzatrici e l'architetto Fanale sopracitati, anche Padre Giacomo Ribaudo, l'imprenditore Onofrio Ruvolo e la protagonista del video di presentazione dell'evento, la giovane Martina Tasca d'Almerita. L'evento si estenderà in due giorni, il 14 seguirà il percorso della sfilata di Santa Rosalia e dalle 15.30 di martedì 15 nella chiesa di San Giovanni dei Napoletani si esibiranno attori e ballerini per omaggiare la Santuzza. Per Palermo, città dalle mille contraddizioni e dai suoi innumerevoli volti, e per i palermitani, una due giorni tra arte e cultura sullo sfondo delle tradizioni religiose che da sempre popolano e rendono unica questa terra. L'iniziativa è nata in una notte in cui abbiamo deciso con Elisa che le mostre d'arte contemporanea a Palermo non devono più essere all'interno di musei, di palazzi, ma devono andare incontro alle persone. E occasione migliore non c'è di Santa Rosalia, che è un momento di grande congregazione popolare, dove la gente si riunisce per strada e quindi inevitabilmente con la nostra operazione sarà a contatto con l'arte contemporanea. E quindi è nata, diciamo, per questo. Non solo, ma seguirà questa mostra tutto il percorso del carro di Santa Rosalia, quindi dalla cattedrale al loggiato. Sono cinque mostre in cinque location che seguono passo passo sia la santa che le persone. Allora, questa Expo evento nasce insieme appunto a Beatrice Fia Filangeri, e la nostra Rosalia on the Road parte dalla strada per sublimarsi in etere. Quindi noi vogliamo dimostrare e offrire la nostra arte, il nostro talento per risollevare Palermo dalla peste, che è quella della mente e del cuore. E Rosalia on the Road parte dalle vetrine delle Paoline, le vetrine di Palazzo Risso, Spazio Ruvole Quattro Canti, la chiesa San Giovanni dei Napoletani, che il 15 pomeriggio accoglierà anche delle performance artistiche, e termina a Porta Felice nelle vetrine del loggiato San Bartolomeo. Quindi ripercorre le vie del carro di Rosalia. Quindi noi vogliamo, ecco, dimostrare come Palermo vuole vivere di cultura, e Rosalia on the Road lo dimostra. È un grazie speciale a Rotary, all'architetto Fanale e a Padre Giacomo Ribaudo, che ci ha accolto in questo gioiello che è stato sempre chiuso. Questa chiesa invece oggi e domani accoglie l'arte e le performance degli artisti più importanti dell'arte contemporanea italiana. Allora, che cosa si prova ad essere la testimonial di questo evento? Beh, è stata un'esperienza molto divertente e comunque lo rifarei. Poi mi sono emozionata molto, comunque, perché è un'esperienza che rappresenta Palermo e i palermitani e quello che siamo noi. Quindi, diciamo, consiglio a tutti di venire a vedere questa mostra che davvero merita, e Beatrice si è davvero impegnata. La confraternita Santissimo Eceomo della chiesa Sant'Antonio di Lercarafriddi, in collaborazione della cittadinanza e delle attività commerciali e col patrocinio del comune, ha iniziato i festeggiamenti sabato 12 luglio. Alle ore 10, presso la villa comunale, è stata tenuta l'esposizione di artigianato al femminile a cura dell'associazione Le Creative. Alle 21.30, dopo la celebrazione eucaristica affollatissima per l'occasione, è stato grande lo spettacolo sul palco montato nella piazza.
Cittadini, sacerdoti e facenti parte del comitato hanno trasportato fuori tutte le panche della chiesa per far assistere i cittadini, soprattutto quelli più anziani, in maniera comoda allo spettacolo. Sul palco la cover band Falsi d'Autore si è dilettata nell'interpretazione di alcuni tra i più famosi e memorabili brani di Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Nel mezzo dello spettacolo si è esibito in una magica commedia Il Mago Plip. Dopo di lui sono ritornati sul palco i Falsi d'Autore, che hanno concluso il concerto con il brano La Terra Promessa, cantato a gran voce anche da tutti i cittadini presenti nelle strade del paese. Questo programma è stato offerto da Una buona giornata a tutti voi cari amici ed amiche del Meteo.it, previsioni per martedì 15 luglio. Finalmente la pressione è in aumento, il tempo tende a migliorare su tutta l'Italia con ampio soleggiamento e ultime piogge su alcune zone del sud che andremo a scoprire con il dettaglio previsionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, nel pomeriggio qualche addensamento più compatto interesserà i rilievi del nord-est con possibilità di rovesci. Spostiamoci sulle regioni centrali dove al primo mattino potremo avere ancora residue piogge sulle coste adriatiche, ma presto migliora. Bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso sul resto delle regioni e sulla Sardegna. Nel pomeriggio piogge invece interesseranno il Lazio meridionale. Raggiungiamo il sud, precipitazioni localmente temporalesche interessano la Puglia, specie meridionale, la Calabria, piovaschi possibili sugli Appennini anche altrove, ma qui spesso alternati a schiarite, bel tempo prevalente invece in Sicilia, salvo piovigine sul messinese. I venti iniziano a soffiare tutti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Minime più o meno stazionarie rispetto ai giorni scorsi e comprese tra i 16 e i 20 gradi su tutto lo stivale. Durante il giorno, grazie al soleggiamento, farà più caldo. Infatti ci attendiamo 27-31 gradi al nord, 25-31 gradi al centro e 22-29 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento si conclude qui. Pressione in ulteriore aumento e giornate via via più calde, soleggiate su tutto il paese. Ma dove farà più caldo? Scopritelo visitando il meteo.it, sempre vicino a te. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 15 luglio, si ricorda San Bonaventura. Bonaventura è un nome beneaugurale di origine medievale che ha il suo significato di buona fortuna. Etimologicamente, infatti, è composto dalle radici bona, buona e ventura, avvenire. Dice il proverbio: l'uomo propone, la sorte dispone. Sono nati oggi Rembrandt, Brigitte Nielsen, Laura Chiatti. Il 15 luglio 1799 viene ritrovata nel villaggio egiziano di Rosetta una stele iscritta in tre differenti lingue, grazie alla quale sarà possibile l'interpretazione dei geroglifici. In questo giorno del 1877 viene pubblicata la legge Coppino, che rende obbligatoria l'istruzione elementare in Italia. Infine, il 15 luglio 1997 muore lo stilista Gianni Versace, ucciso a Miami fuori dalla sua casa con due colpi di pistola. Charles Bukowski ha detto: genio è l'uomo capace di dire cose profonde in modo semplice. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762.
martedì 15 luglio. Ariete, il dinamismo lascia spazio a una insolita pigrizia. Rallentate i ritmi se ne avvertite il bisogno, ma occhio a non scivolare nell'apatia. Un atteggiamento passivo vi procura inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza. Toro, superata l'impasse, molte novità vi attendono sui vari fronti, affetti, lavoro e amici. Piacevoli fuori programma, piccanti sorprese. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco, inviti inattesi, progetti interessanti. Gemelli, dalle stelle alle stalle, con la luna in pesci, complice di Nettuno che confonde le emozioni, le idee, i sentimenti e naturalmente vi destabilizza. A scoraggiarvi entra in gioco una delusione professionale, molti intoppi vanificano gli sforzi. Cancro, ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura, sorprese piacevoli. Leone, se qualcuno in famiglia vi rimprovera l'evidente prodigalità, non piccatevi, comportatevi da persone sensate e riconoscete i vostri torti. Inutile piangere sul latte versato, moderate i vostri entusiasmi e chiudete i cordoni della borsa. Vergine, complice di Nettuno, la luna in pesci genera disagio nella sfera emotiva. Sensazione di inadeguatezza in pubblico con gli estranei. Di fronte a minimi contrattempi vengono a galla le vostre ansie. Non cominciate a piangervi addosso. Bilancia, dovrete fare appello alla vostra razionalità per ridimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire dal contatto con gli altri. Ricaricatevi positivamente occupandovi di quello che vi piace e mantenendo un certo distacco emotivo. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze vivacizzano la quotidianità. Creatività e fantasia sfornano iniziative a go-go da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Cambiamenti positivi su tutti i fronti. Sagittario, l'immagine che proiettate all'esterno non vi piace, ma ciò che più vi disturba è la mancanza di un centro, di una direzione, di un'identità. Se siete di malumore, non prendetevela con il mondo, cercate invece la causa tra le vostre insicurezze. Capricorno, in sestile a Plutone, la luna in pesci vi regala un martedì allegro e stimolante, ricco di propositi costruttivi, sentimenti profondi, una rimpatriata con amici di vecchia data per trascorrere la serata in bellezza, affari redditizi. Acquario, dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo, rispetto a questioni di cuore, forse ancora non del tutto chiare. Pesci, la luna nel vostro segno sbanca negli affari, nelle finanze e nel lavoro. Una consolazione per il cuore ancora preda di indecisioni e dubbi. La grinta non vi manca, l'intuito funziona al massimo, saprete costantemente come trarvi d'impaccio.